Ci riprovo, come a Pontedera, contento del risultato e della prestazione questa sera. Contento del risultato e della prestazione, tranne l'ultima mezz'ora pure. Poi in mezz'ora, se la squadra decide di gestirsi il risultato, ha fatto così. Io vorrei che la squadra gioca dal primo a 90 minuti, dal 90esimo, con lo stesso impegno e la stessa idea. Un Pescara chiaramente, Zeman, che nell'ultima settimana ha cambiato marcia rispetto a quanto aveva fatto a novembre. Lei mi sa dire un po' a mente fredda cosa è cambiato da Chiavari rispetto alle partite precedenti? È cambiato, ripeto, a parte l'ultima mezz'ora che abbiamo giocato quello che abbiamo giocato prima, l'atteggiamento di squadra che vuole fare gol e gioca per fare gol e non per giocare con Plizza lì dietro. Io ho anche notato una squadra molto più corta che non concede tante ripartenze come succedeva invece a novembre per buona parte di ottobre agli avversari. Sì, vabbè, la difesa è stata molto attenta, ma già l'ultima partita ha permesso poco all'avversario. La posizione di Dagasso davanti alla difesa ci aveva fatto capire a Pontedera che poteva essere una bella opzione, ha trovato il play in casa? Vabbè, ma lo possono giocare tre giocatori di questa rosa. Ha fatto bene a Pontedera, anche oggi primo tempo ha fatto bene, speriamo che dura. Come sta Franchini? C'è problema alla coscia, sul bicipite, bisogna valutare, lui ha fatto il primo esame ma non si è visto niente perché era troppo presto. Chiedo un'ultima cosa io prima di una domanda da studio sulla posizione di Aloy. Molto bene da mezzala, da Chiavari in poi ha interpretato molto bene quel ruolo, è d'accordo? Ha fatto bene la sua parte, sì. Ogni tanto sta troppo fermo, però quando si inserisce è sempre il pericolo e meno male che si è inserito su gol. A proposito, aveva ragione lei su Cupone? Ma Cupone è bravo anche se ancora tecnicamente c'è qualche problema di controllo, però è uno che ci fa allungare la squadra avversaria e che trova spazi. Domanda per il tecnico Zeman da studio. Ecco, io volevo chiedere, oggi faccio la domanda Fabio, volevo chiedere invece su Tugnov, perché per caratteristiche a mio avviso non ha quella predisposizione naturale all'inserimento che invece vuole Zeman dalle mezze ali. Come è andato oggi Tugnov? Chiede Massimo Profeta, e non Fabio Ferraresi questa volta, su Tugnov. Come caratteristiche non è proprio la mezzala che vuole lei, che si inserisce, che va dentro, ma come la valuta la sua prestazione questa sera? Ma già oggi ha corso un po' di più, ha cercato tiro che è la sua specialità, poi per me deve capire ancora meglio di quello che dobbiamo giocare, però ha fatto buona prestazione per me. Chiudiamo così, che Pescara vedremo in Coppa mercoledì? Non si sa, noi ci alleniamo domani. Domande per